Dai, è solo che non vogliamo ammetterli. Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 dei problemi più fastidiosi con gli universi cinematici. Wow, you're the Avengers! What are you guys doing here? Ma prego, cominciare di una riunione, sappiate che vogliamo un video così bene, quindi mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanellina degli avvisi, din din! Tanto per concludere i discorsi cinematografici degli ultimi giorni, allora, cosa dà fastidio degli universi che interconnettono le saghe cinematografiche? Un sacco di roba! Per esempio, alla numero 10, gli spin-off TV che non sembrano influire. Asgardians are aliens from another planet that visited us thousands of years ago. Or more. And because we couldn't understand aliens, we thought they were gods. That's where our Norse mythology comes from. No, qui dico, fateci caso, perché parlo in particolare degli universi cinematici con i supereroi, perché c'è una serie con nuovi supereroi ogni giorno che poi viene puntualmente e anche giustamente tagliata il giorno dopo, ma parliamo anche di Star Wars, per dirne uno che si diverte tanto con le sue serie animate, no? Ma che ce le fa a fare se poi è come se non esistessero? Idem per dire un po' lo Shield. Allora, i film sono importanti, quindi influiscono sul telefilm. Però il telefilm no, evidentemente, e quindi i personaggi e gli eventi non appaiono minimamente nella narrazione dei film. Scusate, eh. Ma sono io? Com'è sta storia? Who are you people? Alla numero 9, i crossover che sono chiamatissimi. What have I to fear? The Avengers. That's what we call ourselves. Sort of like a team. Earth's mightiest heroes. Gli universi chiaramente hanno bisogno di un mucchio di crossover, altrimenti che universi sarebbero? Il problema dei crossover però è che in generale tendono a essere purtroppo sempre di tre tipi uguali. Uno, i due eroi si conoscono e combattono il cattivone unendosi nel bene, o i due eroi si conoscono, ma stavolta si stanno sul cazzo perché vedono il bene in modo diverso e si picchiano. E poi c'è il terzo tipo, ossia il crossover come quelli di prima, ma fatto con eroi che non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma sembravano buoni per fare i soldi, eh? Ragazzi, li fanno con lo stampino. She with you. I thought she was with you. Alla numero 8, i reboot e i nuovi inizi cash grabboni. Next time they shine your light in the sky, don't go to it. Sì, vabbè, ormai non ha neanche più senso arrabbiarsi perché tanto è diventata una cosa così epidemica. Ci dobbiamo arrendere al fatto che mentre andiamo al cinema e stiamo a vedere l'ottavo reboot di Spider-Man o della mummia, i produttori stanno a Hollywood ridendo come pazzi. Ah, guarda, come gli spigliamo i soldi! E il bello è che la storia già la conoscono! Ah, e personalmente uno non sa più come prenderla, no? Perché, tipo, per esempio, perché i reboot di Spider-Man... Cioè, ora, quello di Tom Holland è parte dell'MCU, va bene, ma il resto, cioè quelle di prima, sono comunque storie di Spider-Man e Peter Parker. Perché non contano più niente? Io sta cosa non la sopporto. You're that spider guy on YouTube, right? Call me Spider-Man. Okay, Spider-Man. Go flip. Yeah! Not bad. Alla numero 7, l'attesa per la scena post-credit. Who the hell are you? Nick Fury, director of S.H.I.E.L.D. I'm here to talk to you about the Avenger Initiative. Voglio specificare, non è un male l'attesa di per sé di tali scene, ma la cosa sta sfuggendo un pochino di mano, personalmente per due ragioni. Uno, so se ci avete fatto caso, ma i titoli di coda dei film come quelli della Marvel negli ultimi anni durano più dello stesso film. Ma è normale, c'è più gente lì per fare gli effetti speciali del sopracciglio di Thanos che in alcuni stati dell'Oceania. E non arrivano mai ste benedette scene, che poi tra l'altro capita che siano anche una merda. Cioè, ma cose inutilissime, dopo 20 minuti! Non parlo nemmeno dei film che provano a imitare sta cosa, e non sono la Marvel. Sappiate una cosa, non ci interessano le vostre discene. Sometimes it leads to very little, and it seems like it's not worth it. And you wonder why you waited so long for something so disappointing. Ah, numero 6, buchi di sceneggiatura. 1, le scuse per l'assenza ingiustificata di certi personaggi come tipo in Doctor Strange quando sta finendo il mondo sono ridicole. Cioè tipo è in viaggio, chi Thor è in viaggio. Poi la coerenza, sempre in Doctor Strange, no, c'è una roba, ragazzi. Lui non crede all'inizio nell'incredibile, no? Ma ammette di vivere nella stessa New York salvata dagli Avengers. Ma mi prendi per il culo, Doc? Hai visto dei vermoni volanti distruggere la città e non mi credi nei poteri magici? My name is Tony Stark and I'm not afraid of you. Alla numero 5, troppi personaggi. It's physics. Physics. Right, so if I lift it, I then rule Asgard? Yes, of course. Scusate, ma i cast ampi sono anche belli, se i personaggi, compresi i protagonisti, vengono minimamente approfonditi, ma non è questo il caso. Anzi, anche alcuni protagonisti si perdono nella mischia. Wow, this is awesome. Captain America. I know you too. You're great. Ma giustamente perché è impossibile dare del tempo in un film di due ore a 170 persone e nei casi in cui non intervengono nemmeno gli stand-alone o gli spin-off uno si chiede, ma lui che ci sta a fare? Dovevano fare numero? E allora però controdomanda, perché quando c'è bisogno non c'è nessuno? I know you know a lot of super people, so thanks for thinking of me. Alla numero 4, tutti gli altri che cercano di copiare l'universo Marvel.
perché detto questo, comunque, l'universo Marvel, signori, è il migliore, ma di gran lunga. Hanno fatto un lavorone assurdo. Ci sta certa roba, invece, là fuori, che neanche ci si immagina. E che copia spudoratamente l'MCU, a partire dalle scene post-credit. La DC ci prova e non ci riesce. Il Dark Universe della Universal manco ci prova, perché se il suo miglior tentativo è la mummia con Tom Cruise, siamo messi malissimo. Gli universi horror incommentabili. L'unico è, secondo me, il Monsterverse con Godzilla e amici. Quello lo salvo. Alla numero 3, l'obbligo forzato di vedere ogni santo film. Thank you, Captain. I'm pretty sure this guy's a war criminal now, but whatever. La cosa non è che deve suonare come un ah, che palle, devo vedere un film. No, assolutamente. Parla poi uno che non farebbe altro tutto il giorno, ma significa piuttosto il non desiderato obbligo di vedere e ricordarsi ogni singolo millisecondo di scene che ci vengono propinate da un universo. Per il semplice motivo che, anche se sono coglioni e si perdono i pezzi in giro, comunque, se non vedi tutto un film di un universo cinematico, quando escono quelli dopo sei finito. Ma nel senso che non capisci neanche una battuta a momenti, e mentre loro ci fanno il cash money in questa maniera, noi ci perdiamo lievemente nella marea enorme di dati, molti dei quali abbastanza inutili. Wow, we got everything nowadays. We got a guy who jumps, we got a guy who swings, we got a guy who crawls up the walls, you gotta be more specific. And he's like, I'm looking for a guy that shrinks. E alla numero 2, quando il film punta solo al prossimo film. Questo non succede sempre, per fortuna, ma per ricollegarsi al punto precedente, la cosa che infastidisce è che le trame sono tutte concentrate sul ma succede questo perché c'è il seguito e dobbiamo raccontarlo. My name is Jekyll. Dr. Henry Jekyll. Ma non è questione di seguiti o meno, no, è che certi film non sembrano avere proprio una trama propria, ma solo una serie di eventi che portano a quelli del film dopo, che portano a quelli del film dopo, che portano a meno soldi nel nostro portafoglio e così via. Wake up! Alla numero 1, quando iniziano a sfornarli come il pane. Got this. I'm not asking, bro. È quello che spesso rende la qualità traballante, che ormai certe compagnie, come la Disney con Star Wars, sono diventate delle diavolo di catene di produzione di Ford. E se un film non esce a cadenza annuale, sei triste perché pensi che il pubblico non ti darà i tuoi vili danari. Un esempio di script veloce per fare soldi facili rispondendo alla Marvel è Suicide Squad. La Marvel quantomeno le cose se le giostra coi suoi tempi. Si escono 2000 film all'anno, ma almeno ci si impegnano nel farli a verso. Quasi sempre, almeno. Non come quelli del Dark Universe, poveracci. Stop it! Stop it! Stop! Stop! Allora, piaciuta questa lista criticona? Mi raccomando, guardate queste altre top 10 su curiosità cinematografiche, supereroi e quant'altro e iscrivetevi a WatchMojo Italia.